Innanzitutto, che tristezza leggere quelle dure affermazioni anche del GIP nell'ordinanza di custodia cautelare. Adesso Torre del Greco già qualche mese fa fu attraversata da fatti gravi con queste inchieste. È davvero triste pensare che ci siano personaggi che si vendono. E la corruzione, ho detto anche qua, la corruzione è la vera questione nazionale, le corruzioni e le infiltrazioni delle mafie nella politica e nelle istituzioni, ma questo è un tema che non interessa nemmeno il governo che si definisce del cambiamento, non ne parlano proprio perché non ne possono parlare, perché dovrebbero fare molta analisi interna allo Stato. Chi è che ha voglia, coraggio, autonomia, capacità, onestà e senza scheletri nell'armadio per fare tutto questo? Il governo non lo considera una priorità, ma devo dire di più, e così faccio un ragionamento più ampio. Io, è da quando avevo 25 anni, quindi ormai sono 27 anni che faccio parte delle istituzioni, e continuo a dire che i principali avversari sull'azione della moralità pubblica si trovano all'interno dello Stato.